Dal gennaio del 2005 la leva militare è stata sospesa, così oggi gli alpini, nel senso etimologico della parola, probabilmente non ci sono più. Al loro posto abbiamo le truppe da montagna. Questa è l'amara constatazione con la quale Franco Tisot, ufficiale alpino in congedo, introduce il suo libro C'era una volta, un volume che ha il pregio di raccontare gli alpini per immagini, dove l'obiettivo della macchina fotografica sa trasmettere al lettore la soddisfazione e l'orgoglio di un ufficiale nell'aver comandato tanti giovani di leva, esaltando la loro dedizione al dovere e l'impegno silenzioso nel saper dedicare un periodo della loro vita al servizio della patria. Giovani che avevano accettato una vita difficile e disagiata, con una disciplina dura ed esigente, e che per questo meritano di essere ricordati con tenerezza ed affetto, affinché il loro impegno non cada nell'oblio. Quello di Franco è un sincero sentimento di gratitudine ai suoi giovani alpini, verso un mondo fatto di cultura, di esperienze, di amore, sparito, fagocitato dalla moderna macchina. Eravamo poveri, male armati ed equipaggiati, ma si possedeva uno spirito di corpo che costituiva il nostro più grande valore. Siamo certi che in tante preziose immagini molti dei suoi alpini si riconosceranno e, nonostante i capelli bianchi, proveranno ancora quell'emozione vissuta allora, quando ventenni raggiungevano le cime di quelle montagne al comando del loro capitano.